Gli esperti ci dicono anche che ogni cucchiaino di yogurt contiene circa 50 milioni di batteri. Una volta ingeriti, viaggiano nel nostro corpo, sopravvivendo alle condizioni molto ostili dello stomaco e del duodeno, per poi raggiungere l'affollatissimo colon, dove risiedono circa 1 miliardo di batteri al centimetro cubo. E a questo proposito c'è un fatto straordinario. Anche se non ce ne accorgiamo, dentro siamo pieni di batteri. Pensate che nel nostro corpo ci sono più batteri che cellule, 10 volte tanto, che pesano come tutto il calcio delle nostre ossa e dei denti. Ogni anno eliminiamo una quantità di batteri pari al nostro peso e il loro ricambio è continuo. Di questo rapporto dell'uomo con i batteri si parla poco, per questo abbiamo chiesto alla dottoressa Elisabetta Bernardi di farci capire meglio cosa se ne sa. Ecco il suo servizio realizzato con Federica Calvia. Cos'è un uomo o una donna? Anche se la risposta può sembrare ovvia, oggi la ricerca chiede di guardarci in un modo diverso, non un insieme di cellule con 23.000 geni, ma considerare il nostro organismo come una parte di un ecosistema. Qual è l'altra parte? I batteri che abitano dentro di noi. Sono migliaia di miliardi. Ognuno è come un individuo che ha per casa il nostro organismo. Si trovano nel nostro intestino, nella nostra bocca, sul cuoio capelluto, la pelle e tutte le fessure e orifizi che ci sono sulla superficie del corpo. Sono membri di una comunità formata da più di 10.000 specie diverse che occupano l'ecosistema uomo e di cui il padrone di casa umano non è che un singolo membro, anche se dominante. Questo punto di vista è sempre più popolare. Riviste scientifiche prestigiose come Nature e Science vi dedicano sempre più spazio perché questa nuova visione aiuterà in modo sostanziale la scienza e la medicina. I nostri batteri nel loro insieme sono considerati un organo a sé, o microbiota se si vuole usare il termine scientifico. Quindi un organo nascosto con un numero di cellule 10 volte superiore al nostro e un numero di geni 100 volte superiore al nostro. Geni che lavorano per la salute del microbiota, ma anche per la nostra salute, perché per esempio digeriscono carboidrati che noi non siamo in grado di digerire e con questo contribuiscono a oltre il 10% del nostro apporto calorico quotidiano. Ma producono anche vitamine come la vitamina B2, la vitamina B12 o l'acido folico e lo fanno secondo le nostre esigenze. Per esempio, producono più acido folico nel bambino che ha un fabbisogno maggiore rispetto all'adulto. I batteri ci mantengono anche in salute, tenendo a bada intrusi ostili. Un batterio che causa diarrea, per esempio, viene considerato un nemico dal microbiota e contribuisce quindi a isolarlo e a eliminarlo. Quando questa alleanza con l'organismo viene meno, cominciano i problemi. Obesità e malnutrizione, diabete sia di tipo 1 che di tipo 2, aterosclerosi e malattie cardiache, sclerosi multipla, asma, eczema, malattie epatiche, numerose malattie dell'intestino, compreso il cancro intestinale. Alcuni studi recenti ipotizzano che i batteri possano perfino modificare la chimica cerebrale, incidendo su stati d'animo e comportamenti, autismo compreso. Il meccanismo non è ancora noto, ma sembrerebbe che il microbiota produca per noi molecole in grado di regolare le attività delle cellule umane. Ma come si fa a mantenere in salute questo microbiota? Oggi ancora non esiste una definizione internazionale sullo stato di salute del microbiota intestinale. Molto spesso in medicina si ricorre allo studio del rapporto tra due specie, che sono i firmicuti e batteroidi, anche detti forse batteri cattivi e batteri buoni, e questo rapporto si è visto essere alterato in numerose patologie, come per esempio nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, nell'obesità o anche nella sindrome metabolica. In medicina, un nuovo approccio terapeutico che si è testato con successo è il trapianto di flora intestinale. In patologie gravi, per esempio come le infezioni da Clostridium difficile ricorrente, l'assunzione degli antibiotici tradizionalmente utilizzati per debellare questa infezione è stata inferiore rispetto al trapianto di flora intestinale, con tassi di successo superiori all'80%.
Per riequilibrare lo stato di salute del microbiota, molto spesso si può ricorrere all'integrazione con i probiotici, fermenti lattici o con gli yogurt. Quindi anche la dieta può aiutare. Per esempio, se si assumono spesso alimenti ricchi di fibra, come frumento, orzo, riso integrali o legumi, frutta e ortaggi, si riesce a stimolare la crescita dei batteri buoni in grado di digerire la fibra. I latti fermentati e lo yogurt contenenti i probiotici hanno dimostrato essere utili per alleviare la sindrome dell'intestino irritabile. Insomma, la ricerca sta cercando di comprendere sempre meglio il ruolo di questo sterminato esercito di migliaia di miliardi di batteri amici, tentando in particolare di individuare le specie che caratterizzano l'uomo sano e il malato, per intervenire con la dieta o con i trapianti. Quindi in futuro potrebbe essere che non solo per questo tipo di patologia, ma per tante altre patologie, avere uno stato di salute del proprio microbiota potrà aiutare a sconfiggere alcune patologie. E a noi rimane la certezza di non poter più dire: mi sento solo.